Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera scritta da San Benedetto da Norcia. Padre buono, ti prego, dammi un'intelligenza che ti comprenda, un animo che ti gusti, una pensosità che ti cerchi, una sapienza che ti trovi, uno spirito che ti conosca, un cuore che ti ami, un pensiero che sia rivolto a te, degli occhi che ti guardino, una parola che ti piaccia, una pazienza che ti segua, una perseveranza che ti aspetti. Giaculatoria a San Benedetto da Norcia. O Padre Santo, benedetto di nome e di grazia, custodiscimi, ti prego, oggi o in questa notte, e sempre con la tua santa benedizione, perché nessun male mi possa separare da Gesù, da te e da tutti i suoi santi. Amen. Il miracolo del vino avvelenato. L'abate di un monastero vicino morì e i monaci di quel convento chiesero a San Benedetto di prenderne il posto e diventare il nuovo abate. Inizialmente il santo rifiutò la proposta, ma dopo molte insistenze da parte dei monaci del monastero, San Benedetto decise di accettare l'incarico. San Benedetto era un abate molto più esigente di quello anteriore e in poco tempo i monaci cominciarono ad odiarlo. Così decisero che lo avrebbero ucciso, avvelenando il bicchiere di vino dal quale il santo avrebbe bevuto. Ma quando fece il segno della croce per benedire il vino, il bicchiere si ruppe, come se gli fosse stata scagliata una pietra. San Gregorio Magno descrive la storia con queste parole: comprese subito l'uomo di Dio che quel vaso non poteva contenere che una bevanda di morte, perché non aveva potuto resistere al segno che dona la vita.